quando Manna ha sbagliato colpo di testa, pensavo la partita fosse finita. Dopo mi racconti qual è vissuto questo ultimo minuto. Una fessura che secondo me, nonostante abbiamo commesso degli errori, siamo stati bravi a ribaltare una partita, non era semplice. Una partita che ci ha visto andare sotto nonostante avessimo fatto la partita noi, e su alcune situazioni di palle inattive, da un calcio d'angolo e da una punizione lontana. Detto questo, lì dove siamo stati magari ingenui nel concedere questi gol, poi siamo stati altrettanto bravi però a ribaltare una partita, però credo che nel calcio italiano quando la squadra avversaria è in difficoltà e devi avere la personalità, il coraggio, la determinazione di ucciderli sportivamente parlando. E purtroppo noi nel momento in cui poi siamo anche in vantaggio riusciamo con un minimo sforzo da parte della squadra avversaria a riprendere le partite. Negli ultimi 3 minuti la gestione della palla non mi piaceva per niente perché comunque avevamo recuperato palla noi. Abbiamo avuto fretta di andare in verticale quando magari potevamo scaricare palla su Gigi, quando magari spesso e volentieri, quando dobbiamo andare avanti invece ritorniamo sul portiere. Quando ha calciato la palla Dragoschi avevamo 4 giocatori sopra la linea della palla per poi completare la circostanza dell'azione dove abbiamo ripulito l'area quando abbiamo già commesso questo errore a Spezia, no? C'era già costato caro una situazione del genere. E quello che mi fa ragionare, che mi lascia ragionare, mi fa pensare, è che gli errori che commettiamo non ci servono di lezione, non ci fanno capire magari che è la volta successiva di non ripeterli, perché, ripeto, sulla situazione dell'ultimo gol è emblematico, ma non tanto per il fatto che per Simone che ha fatto l'autogol, ma quella palla non doveva neanche passare, quella palla da superare con tutte quelle persone che c'erano dentro l'area di gol, una squadra che si può salvare, poi possiamo stare qui a parlare fino all'infinito, no? Ma io credo che nella vita, come nel calcio, bisogna essere determinati, bisogna aver voglia di portare un qualcosa a casa, bisogna aver voglia di essere superiore all'avversario. E nonostante oggi abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ripeto, perché per l'arco di 94 minuti si è vista una squadra in difficoltà, siamo stati non bravi a portare al risultato pieno, cosa che avremmo meritato, perché credo che nelle ultime partite i ragazzi siano sempre stati superiori alla squadra avversaria, tranne la partita con l'Inter, perché l'Inter comunque è la prima in classifica, però se analizziamo le partite siamo sempre stati superiori. Il problema è che si stanno subendo un po' troppi gol, ma non tanto per bravura della squadra avversaria, spesso e volentieri perché ci facciamo da soli. Io pensavo anche mentre si svolgeva la partita, dicevo guarda, l'avversa deve vincere questa partita e ha due centravanti fuori e due a mezzo servizio in panchina, no? Inglese l'ha messo tutto con mia camera, non so, e però è risultato decisivo, nella giocata è decisivo, questo a dimostrare quanto forse potevano cambiare le cose con un uomo che sa giocare in un certo modo lì davanti. Sì, ma Roberto la scelta è perché non ha più di quello di autonomia, se sia Roberto che Graziano mi dessero garanzie di più minutaggio sicuramente avrebbero giocato di più, ma ripeto, su loro due è stata una forzatura, e poiché Roberto e Graziano hanno sì e no 10 minuti, un quarto d'ora di autonomia, chi per un motivo e chi per un altro. Ma io credo che nella gestione della partita, con tutte le difficoltà, Cuco ha giocato con una frattura alle costole, ragazzi che magari Vincent ha fatto una partita dopo tanto tempo ed è rimasto in campo con i crampi, e in quel momento si è pensato solo ed esclusivamente a vincere la partita. È chiaro che dipende dal minutaggio con cui uno cerca di fare delle scelte. Caramo e Gervinho era già programmato che non potessero fare tutta la partita, Gervinho perché era entrato in infortunio e Caramo perché ha sempre giocato in queste partite, quindi sappiamo come ha finito la partita con l'Inter. Ha fatto delle scelte sapendo che comunque per tutta la partita gli attaccanti esterni non l'avrebbero fatta tutta. È chiaro che per quanto riguarda Inglese e Pelé, ripeto, ribadisco il concetto che per quanto riguarda, non è neanche semplice, no? Affrontare le partite che devi vincere con dei giocatori che magari non hanno tanta autonomia. Però credo che sotto quel punto di vista, almeno oggi, ci siamo ben comportati nella gestione iniziale, nei cambi, in tutto. E
Il rammarico, ripeto, che nell'ultima circostanza si poteva fare una lettura diversa per portare a casa magari invece che un punto, 3 punti che sarebbero stati fondamentali, importanti e avrebbero aperto tutti i giochi, ma soprattutto per un aspetto mentale, perché credo che in queste partite fino ad oggi c'era stata la preparazione per arrivare ad una vittoria. Ahimè, fino a 3 minuti alla fine c'eravamo quasi riusciti, però evidentemente non siamo ancora così bravi a portare a casa una vittoria. Se posso dire, dove secondo me siamo un po' mancati è stato nella prima parte del secondo tempo, quando come tu hai detto Fertina sembrava un po' in difficoltà, faceva fatica a fare gioco, ci credeva bene, e però per almeno 20-25 minuti non si è creato, non li si è inseriti. Allora lì si è forse un po' pagato l'inesperienza del tridente che si era formato, perché con Mann, con Netta e Micaela forse non c'è neanche l'affiatamento, certe combinazioni si potevano trovare, forse anche un po' da questa giovinezza un po' si è pagato. Ma è normale che magari conoscono meno, no? Le cose che pretendo in fase offensiva, in fase difensiva, però credo che nell'arco di una partita, considerando che faceva anche a caldo, ci può stare un momento della partita dove loro comunque erano in vantaggio, quindi badavano solo a difendersi, non ti concedevano spazi. E sicuramente dovevamo essere un po' più puliti nel determinare, nella tre quarti in su, no? Però, Brunetta ricopriva anche un ruolo non consono proprio le sue caratteristiche. Sì, in fase difensiva si deve occupare di Kulga, ma in fase offensiva non è un giocatore che magari ti va attaccare alla profondità. Sicuramente potevamo far meglio, però credo che tutto quel lavoro di quei 20 minuti dove magari non si è creato tanto ha portato sì che loro magari si stancassero, che dopo fossero meno lucidi, e credo che poi alla fine, ripeto, nella gestione della partita, a parte gli ultimi 2 minuti, i ragazzi abbiamo fatto una grande partita, però il rammarico, ripeto, è come si concedono i gol. La situazione del calcio d'angolo che va a colpire da solo, nonostante ci sono delle marcature, la situazione del secondo gol, una palla comunque respinta, una seconda palla, quindi vuol dire che quello che ho detto la settimana scorsa, che non abbiamo ancora il senso del pericolo, perché è inspiegabile. Io non riesco a ricordare come la mia squadra magari possa fare dei gol così semplici come li prendiamo. Noi poi ci dobbiamo sudare in tutte le salse, in tutte le maniere, e dobbiamo fare delle prestazioni esasperate e importanti per far sì che andiamo a far gol. Il rammarico, ripeto, è che non possiamo continuare a buttare via delle partite dove il campo dimostra che devi vincere le partite. Adesso l'ultima cosa da parte mia. Noi che scriviamo, raccontiamo queste cose, come possiamo dire ancora ai tifosi che da un girone ormai non hanno una vittoria, che ci si può salvare? Ma tu su cosa mettiti ai nostri panni, su cosa punteresti? Ma io credo che è chiaro che questa squadra è in difficoltà sul fatto di non vincere le partite, ma non credo che siano in difficoltà sotto l'aspetto della prestazione. Io credo che in questo momento, lo so che è difficile, no? Ma credo che sia troppo importante affinché questa impresa non la raggiungiamo. La raggiungiamo solo se tutti quanti continuiamo a credere in quello che facciamo, perché è emblematico il gol che prendiamo negli ultimi 2 minuti, perché nel momento in cui stai vincendo la partita, nel momento in cui invece pensi che purtroppo non raggiungiamo l'obiettivo, emetti fai gol da solo. Invece noi dobbiamo andare in campo convinti del fatto che, poiché il numero dei punti a disposizione è ancora molto, poiché le partite dimostrano che comunque mettiamo in difficoltà tutte le squadre che abbiamo affrontato, ripeto, tranne l'Inter, anche se secondo me abbiamo fatto molto bene e sicuramente avremmo meritato anche un risultato di pareggio. E detto questo, io penso che il ragionare in maniera positiva, nonostante, ripeto, è un bel po' che non si vince, ci può portare a far sì che andiamo a fare questa impresa oppure no. La partita lo dimostra, no? Il Crotone che ha vinto il Portorino, quindi perché dobbiamo continuare a recriminare e invece magari ragionare su quello che dobbiamo fare, punto e basta. Poi alla fine tireremo le somme. È chiaro che dobbiamo eliminare certi errori, perché se no le partite non le vince, sicuramente l'obiettivo non raggiunge. Ma io, ripeto, sono le prestazioni che mi fanno ancora ragionare e pensare, nonostante commettiamo degli errori, che comunque il raggiungimento dell'obiettivo è ancora percorribile.